stai bene? Ho qualche noia con le autorità. E voi? Pensavo che te ne fossi andato. Caddy sentiva la mia mancanza. Dov'è il tuo bastone? Me l'ha chiesto in prestito, non so perché. Il paziente è morto. C'è qualcosa che posso fare? Ha la sclerodermia. Non ha la sclerodermia. Wow! In due giorni vi siete già divisi sulle teorie. Sei tornato. Bene. I valori delle GOT sono calati e non per via degli antinfiammatori. I reni sono migliorati grazie al testosterone. Il che esclude la sclerodermia. E come ci siete arrivati voi due? Ci siamo incontrati giù all'ingresso. Cosa ci siamo persi? E con ci intendo voi, visto che io non c'ero. Abbiamo escluso la Zollinger Ellison. Ipotesi stupida. Perché? Perché era sbagliata. Oltre alla toxoplasmosi, la disidratazione, il lupus e diverse disfunzioni legate all'intersesso. Oh, cavolo. Il ragazzo prende bevande energetiche? Ho visto qualche lettina vuota nello spogliatoio della sua squadra. Beh, le bevande energetiche non spiegano... Ottimo lavoro. Quindi è tutto a posto? Perché non dovrebbe? Bei tacchi. È dei tuoi genitori la colpa. Come, scusi? Ti riempi di energizzanti prima e dopo gli allenamenti di basket? Vostro figlio è arrivato qui semplicemente disidratato, perciò è svenuto durante la partita. Al pronto soccorso l'hanno curato per questo, ma il dolore è aumentato. A causa degli energizzanti. Hanno stressato i suoi reni, obbligandoli a un enorme sforzo per ristabilire l'idratazione. Perché peggiorava? Per via della vostra stupidità. Prima che gli potessimo dare un secondo bicchiere d'acqua, avete insistito per una risonanza. E così mi sono infilato in un vicolo cieco, in cerca di un utero ritenuto. E la mia squadra gli ha iniettato il liquido di contrasto. Se i reni fossero stati sani, avrebbero filtrato il liquido dopo qualche ora. Ma non lo erano, e questo ha continuato a girare finché non è stato assorbito dal cuore, dal fegato e dal pancreas, creando un sacco di guai. Vostro figlio stava bene quando è arrivato. È stato quasi ucciso dalla vostra iperprotettività. Quasi. È giovane. Qualche settimana di dialisi e starà bene. Avete messo al mondo uno scherzo della natura, ma non è detto che dobbiate trattarlo come tale.